Continuiamo, raga, con l'avventura del DLC Heartstone di The Witcher 3. Stiamo andando a cercare, stiamo esaudendo l'ultimo desiderio di Holgert. Dopo questo, credo che secondo me cingeremo al finale di questo DLC. Per quanto riguarda le storie principali, stiamo cercando la rosa che lui aveva dato alla sua amata, che a quanto pare, secondo Geralt ovviamente, in modo razionale, a quanto pare appunto la rosa si è distrutta nel nulla proprio perché gli era stata data. Tanti tanti anni or sono. Siamo ritornati alla tenuta, abbiamo sconfitto questo guardiano che insomma la proteggeva. E questo il cane, questo il gatto che avevamo incontrato, eccoli qua, ci hanno detto di andare a parlare appunto con che lui appunto lui era il guardiano, eccetera, eccetera, e che potevamo andare a parlare al piano di sopra con Iris. Solo che a quanto pare Iris mi ha appena detto vattene, quindi non è molto felice di questa visitina. E niente, ragazzi, insomma, quindi andiamo a fare un giro, proviamo a esplorare anche questo stanzino. Non c'è una biega. Come di qua. Andiamo qua, ragazzi. Le rette ce le raccogliamo tutte. Cacchio è The Ring. Ok, ieri sa. Gotta be careful. Raccoglie. Album di. What the hell was that? Album di Iris. Poi morirei qui, ma perché? Di qua chiuso ti serve una chiave. Questo qua è l'ingresso principale, raga. Quello che vedevamo nella partita precedente. E qui? Ah, questa qua è l'altra porta, quella che è bloccata dal. Che è? Sembra importante sto tavolo. Non è che devo esaminare. Tidy and everything's clean, ready for a meal to be served. Caretaker must still set the table. Abbiamo rotto le palle, raga, mentre. Ah, di qua non si passa. L'abbiamo disturbata mentre stava per iniziare a cenare. Qua è così incazzata. O c'è qualche altro motivo? Un quadro, ah, lei col fratello. Families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Chiuso. Fire damage. Interesting. Danni da fuoco. Oh, non c'è nulla. Di qua però entriamo nell'altra stanza. Mi hanno trovato una via di accesso, credo. Perché di qua. Di qua era chiuso. Oh, no. Accendi la luce. Ma che. What? Con gli Arden dovrebbe. Aia. Troia.
Oh no, 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 no. Posso distruggerlo? Ok. Aia. Sì, ma non puoi recuperare la salute così, porca puttana. Posso già distruggerlo? L'altro quadro. Diventa una battaglia infinita. Devo essere, oltre il discorso di cercare di farle più danni possibili, merda. Ma raga, io faccio pochi danni. Da dove? Devo essere... recupera ad una velocità incredibile comunque, eh? Ma lei come nemico non è che... bisogna essere... ok. Non è difficile da affrontare, perché comunque il danno me ne fa anche... me ne fa anche poco. Secondo me ci sta anche sacrificare qualche... magari tirare qualche colpo in più, prendere qualche bastonata. Ma più che altro essere più veloci nel... nel distruggere subito. Vai. Questo qua recupera una velocità. La felice è una velocità allucinante. Molto più del custode. No, 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 no. Ce l'avevo fatta, porca puttana. Non è finita qui? Un attimo, qua va tutto a fuoco. Ma un attimo, vedi dove sono arrivato? Un attimo, un attimo. Ah, questa qua è la stanza. Ok, ok. E mo? Bed chamber. Iris was supposed to be here. Gotta be her. Damn it. Ma è morta bruciata? No. You wish to see her? Here she is. A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. Il vrai come è morta? How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? No, it simply burst. Find that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day, Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. Non è convinto, Geralt. È un po' scioccato. The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everick. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies. Surprised? No,
Not at all. Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady Von Everick has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear. She spent much time in the front garden. Maybe there. Wait. Take this key. It opens the front door. Good dog. Bravo cagnoliero. Ok. Un attimo, perché ci ha teletrasportato giù? Scusate, cioè io volevo su. Volevo un attimo andare. Un attimo, rifacciamo tutto il giro. Non so se mi fa ritornare nuovamente te. Trovo un punto adatto per seppellire Iris. A parte che poi comunque dovremmo tornare a prendere il cadavere. Però qua c'erano cose. Vedete. Ritratto di Iris. E Holger. Vabbè, nulla di che comunque qua. Abbiamo la chiave dell'ingresso principale, quindi possiamo uscire. Sarebbe anche da avvisare il tizio. She liked to sit here, but this is not a good place for a grave. Too close to the house. I'll keep searching. Qua? Tra le piante. Iris never adored flowers. But she would never want to destroy them. All right, I'll dig the grave somewhere else. This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Iris von Everick have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death. Worried none would see to her burial or say a kind word in parting. Guess I'll be the one to do that. E state a vedere, raga, che da dalla tomba, una volta che la seppelliamo, crescerà un fiore, secondo me. Non conoscevo Iris von Everick, era una pittrice di talento, Iris era la moglie. Non conoscevo Iris, io sarei sincero. I didn't know Iris von Everick, so I can't say much about her. Fate had it a stranger now lays her remains in the grave. At times fate muddles our path, and life turns toilsome. Hard to bear, yet all deserve respite and peace in death. Posa il suo album sulla tomba. Your name's inscribed in this sketchbook. Perhaps you'd like it to be buried with you. Voi due volete aggiungere niente? You too. Got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done is in keeping with your customs. Il dipinto non me lo fa posizionare, devo scegliere solo uno. Let's summon her. Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. Averlo saputo, raga, avrei scelto il dipinto anziché l'album. Vabbè, fa niente. Non penso cambi molto. Forgive me for tearing you from your realm. I need to ask you. È bella figa.
Mi dici dov'è? Non parla, se la tira. Should I follow you? All right. Devo seguirti, va bene. Entriamo nel dipinto. Torniamo indietro nel tempo, tipo tramite questo dipinto possiamo raccogliere il fiore che ci aveva commissionato. E poi esaudire anche l'ultima richiesta. What is this place? The painted world, the work of Iris von Everek. How do you two get in here? We exist in both worlds at once. All right, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her, but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely. Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot. You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. Quindi, allora, devo evocare le paure che tormentano ieri. Ma mi stanno uccidendo? Oh! Aia, però... Aia. Olgird and his wife look frozen mid-motion. One of her memories. It is blurred, incomplete. You must restore it. Che cacchio vuol dire? È sfocato incompleto, devi ricostruirlo. Raccoglie. Bicchiere. Just like the one Olgird's holding. Tattered decorations for a special occasion. Perfect match. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly. Yet the house has sat empty for so long and I'm... Afraid of spiders. I know, I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything. Già. Vabbè, è normale dopo tanto tempo che ce ne... Madonna. Puttana vacca. Dopo tutto questo tempo è normale che arrivino sti ragni così grossi? A me non sembra affatto normale. Io direi che ci spariamo un film, raga. Madonna. Usiamo una pozione. Per forza. Questo qua mi fanno un male cane.
sparo, cioè. Non è mica facile pararli i colpi di ste schifezze. Caputtana. Axe. Aia. Vai. Oh, però. Ci muoio, raga. Potrei morirci. Potrei morirci. Usiamo qui. Aia. Sì, ma no, porca troia. Porca troia. Vai. E mo fai l'attacco. Madonna. Medallions humming. A wraith? No. A nightmare. A fear crystallized. One you must now face. Allora, io direi che ci scogliamo qualche birra, raga. Ci scogliamo qualche birra e recuperiamo la salute. Ok, ho dato ancora una riparata con l'armatura e con il kit di riparazione. Ho riparato la spada, che era una schifezza totale. Possiamo proseguire, affrontare nuove sfide. Accendiamo la torcia. E qui è tutto buio e tetro. Chiuso. Allora, vediamo un attimo. Questo qui è chiuso. Chiuso. Magari c'era qualcosa da raccogliere. Another dream of the past. But this one's incomplete too. Silver thread, pearls, it all must have cost a fortune. A lavish feast, trying to impress the guests. Va bene. Just a little different than the painting. Castel Ravello, a Toussaint wine. Expensive. Un vino costoso. Cos'è? Il micio? Il micio e il cane non mi aiutano. Allora, un attimo, vediamo il dipinto. Che cos'è che c'è di diverso? These were lit in the painting, but that's not all. Le luci erano accese nel dipinto. Ok. Esamina. Olgierd's wife liked flowers. Judging by the ornamentation, this might be hers. Ok. Fiori. Quindi ci servono dei fiori, eh? Beh, raga, quindi in realtà sto dipinto non è che. Cioè. È difficile, cioè la tazza. Che ho raccolto, che è in centro tavola, questa qua già potremmo anche piazzarcela, però non me la fa piazzare. Ah no, la tazza è sempre quella. Proviamo a salire, che magari troviamo qualcosa, potrebbe esserci utile. Niente. Ah, il camino. Un attimo. Devo accendere il camino, raga. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? And what's this? We've brought some of Iris's things.
Her favorite brush, her cherished doll. Ah, and this for you. Banknotes. We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgierd. Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company of bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? Chi ha? Una a caso che mi vuole ammazzare. Però è una piega. Not you again. Don't like this place. Sopra. The bedchamber. La camera da letto. Sto piangendo, raga, vediamo. Asciugamano insanguinato. Magari anche qua troviamo un quadro, no? Dove... Bloodstains. Someone washed their hands, then wiped them dry on that towel. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvelous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. Memory. Okay. She painted Olgierd, but the details are off. Living tableaus missing. Manca something. Qualcosa. Manca il vaso. Eccolo qua. Goblet, cioè il bicchiere. Like the one in the painting. Living tableaus gotta look just like the painting. Scegli un posto per il calice. A sinistra, al centro mi pare. Maybe on this side. Still not right. Raga, scusate, a me. Al centro, eh. Ma magari c'è qualcos'altro, tipo della frutta. Vediamo se riusciamo a. Ciotola di frutta. La frutta era a sinistra. Living temp. Scegli un posto per la mela. Boh, per la mela. La mela era a destra. This goes here. L'uva a sinistra. Fits, I think. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this. You were meant to smile, not bare your teeth. No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Please. Muscolera. You're useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again?
Olgierd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgierd. Olgierd! Vai nello studio. Oh, 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 oh. Ah, questo... Aia. Queste sono delle piste. Ciao, o me ne spamma a quantità industriali. Infatti non sto facendo. Master von Everick's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Candela. Esamina. Vediamo un attimo. Qua devo rifare ancora tutto. Raccoglie. Tra i mondi. Di tutte le creature che abitano nei mondi più lontani. Vabbè, però non è che mi sembra molto importante questo libro. Allora, un attimo, vediamo qua. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles. Blood for some kind of magic. Chalk for some kind of magic, I bet. Vediamo. Usare il gesto. Magic. That should do it. Now for the candles. Metti le candele ai vertici del pentacolo, metti le candele sul cerchio che circonda il pentacolo, metti... Ah, ma io non lo so. Metti le candele sui vertici e sul centro. Maybe this? Nope. Botched it, I guess. Metti le candele ai vertici, allora. What about this? Not even a fizzle. Niente. Sul cerchio. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time. Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summoned it! Di che patto si tratta, raga? Ma non credo che sia il patto col signore degli specchi. O forse sì. Ecco, ma abbiamo... Ah, ma sto bruciando pure io. Eh?
Mi muto nel quadro? Forse si tratta del patto, voleva spezzare il patto che ha fatto col Signore degli Specchi per avere lei, per trasformare il principe in un ranocchio. Oh merda. Ma ci schiatto. Sto chiuso. Ma dove... Io non trovo nessun riparo. Ci muoio, raga. Ah, qua. Smoking. A beer tankard, but there was vodka in it, drained to the last drop. Probably not right. Un attimo, ho sbagliato. So that's how he whiled away the long winter evenings. Probably not right. Va bene. Ci serve qualcos'altro. Contratto di matrimonio. Accordo matrimoniale. Sottoscritti Iris e Von Everka hanno concordato a unirsi in matrimonio e vincolarsi ad alcune clausole stabilite preliminarmente di comune accordo. Ciascuno potrà, si terranno le cose che hanno regalato, ciascuno potrà investire o spendere a piacimento le sue rendite a patto di contribuire equamente al mantenimento della dimora e dei beni posseduti da entrambe le parti. Ok, forse il contratto va qua. Allora. Her father must have been holding the contract. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me, you shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... No, Father! Servant, take this carcass and feed it to the beasts. Mamma mia, ma che pezzo di merda. Solo che mo ci schiatto qua. He still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. Stiamo, raga, piano piano stiamo scoprendo un po' tutto. Stiamo scoprendo un po' che cacchio è successo tra lui e la moglie. E stiamo anche imparando anche un po' le personalità. Insomma. Cioè, Olgierd è un pazzo scatenato. We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. So
Single place setting. No others on the table. Claw scratches. Grazie. Mamma mia. Small bowl. For soup, maybe. A large clay bowl. Scudella piccola, scudella grande. La sua diceva. Esame. Pelo di animale. Ah, ok, allora aspetta. No, infatti, allora la scodella di cibo gliela diamo al custode. Che molto probabilmente che stava portando il cibo. E poi dobbiamo capire dove sta il piccolo. In genere il cane sta di qua. Il gatto in genere si posizionano il cane da una parte e il gatto dall'altra. Ah no, ma sono qui, sono. Madonna, li avevo visti, raga. You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you, care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everick failed to understand we'd never be able to replace him. His specter now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. What's there? Iris von Everick's greatest fear. La più grande paura. My dearest wife, letters from Olgierd to Iris, were I only as skilled with words as I am with my blade, especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you wither. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Minchia, ma l'ha intrappolata in casa, almeno liberala. Quindi la paura più grande è lui stesso, non so pare. Thank you.
Madonna. Non riesco a capire le mosse di sto tizio. Madonna. Quando ti piglia fa male, eh? Him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion? I am sadness. Ci siamo già incontrati. Sono venuto per la rosa che ti ha dato Olgierd. Ci siamo già incontrati in quando? Saw you before, but you weren't yourself, and I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it. And placed it in our chamber, at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the sketchbook on my grave,
I remembered learning to draw my husband's face. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Olgierd non merita la tua preoccupazione. Fingi di essere felice, ma non è vero. Olgierd sta bene. Tuo marito è un potente nemico. Fingi di essere felice, ma non è vero. Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate, because at heart he's unhappy. At heart he is stone, so nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him. His last gift. Lei l'ha presa male, mi sa, eh? Almeno l'ultimo ricordo, pure quello, dice cazzo, mi ha preso tutto. Però forse liberarsi della rosa per lei è... La rosa è più di un ricordo, non è vero? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little, yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and I... My eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest. If I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. Non posso prendere la rosa. Madonna, raga, che scelgo qua? Raga, andiamo avanti con la prossima partita perché mi sa che ho giocato di brutto e tutto storyline, quindi non riuscirò a fare tanti tagli in sto video. Io spero che questo vi sia piaciuto. La scelta cruciale sarà nella prossima partita e ci vediamo alla prossima. Bella.